Torino Verna, presidente di Cantina Tollo, si torna in questa importante vetrina internazionale più forti rappresentando l'Abruzzo, il suo territorio? Sicuramente sì, dobbiamo avere un attimo di riflessione sulla fiera del 2022, sicuramente è un motore importante per tutto l'export prevalentemente dei vini abruzzesi e di Cantina Tollo, che ne è un protagonista essenziale essendo presente su 48 paesi. Oggi noi troviamo in questa fiera degli elementi un po' diversi, ma tutto questo fa parte, tutto è cambiato, siamo cambiati noi, questo mondo della pandemia, questo mondo delle guerre, ha rivisitato tutta la nostra esistenza e tutta la nostra politica commerciale e anche produttiva, perché il prodotto che si fa dalla terra adesso bisogna farlo partire con dei presupposti diversi, non grande quantità, non grande attenzione, grande attenzione invece alla qualità e all'identità distintiva, perché l'identità distintiva in economia significa valore aggiunto. Quindi questa identità distintiva che va fatto dal terroir, dalla terra, dall'uomo, il socio che è protagonista di tutte le nostre attività, e dall'impegno economico e finanziario fatto in risorse umane e tecnologiche dell'azienda che io mi onoro di rappresentare. Quindi dicevo, questo mondo oggi è cambiato, l'interlocutore è cambiato, gli interlocutori, manca mezzo mondo, manca la Cina, la Russia, l'Inghilterra, che sono pochi, manca tutto il mondo del giapponese e Taiwan, quindi manca mezzo mondo. Allora questo bisogna ridimensionarlo, sicuramente è un fatto positivo che si va all'incontro uomo uomo con la degustazione col bicchiere, non via Skype, quindi anche come oggi è possibile con la nuova tecnologia informativa, che è importante ma non è il tutto, perché in questa occasione, con queste problematiche sociali, etiche, morali che si sono verificate con la pandemia e la guerra, abbiamo una situazione che 20 anni fa non saremmo stati in grado di risolvere. Invece abbiamo abbastanza risolto il problema dell'incontro B2B con i media. Quindi questo ci ha portato a una crescita, a un bilancio positivo dell'anno 21, con una crescita a due cifre. Poi ci sarà altre occasioni per analizzare questi dati con più attenzione e con più tempo, perché oggi si è ancora nella fase della ripresa, ma non della ripresa al 100%, quindi vanno estrapolati e studiati questi dati su tutto quello che può succedere in futuro, come dovrà cambiare ancora, perché io sono convinto che cambierà ancora il commercio del vino, il mondo del vino, i gusti dei consumatori, se questa politica, avendo fatto con la rete, con la comunicazione online, ci porta sicuramente anche a un cambiamento del consumatore, perché sicuramente saranno più i giovani che sono in grado di manovrare queste nuove tecnologie ad avvicinarsi al vino. Quindi noi dobbiamo interpretare i loro bisogni, le loro caratteristiche per fare un vino per loro. Quello, il vino tradizionale che facciamo ormai è dovuto a una diversa generazione, quindi allora probabilmente questi eventi storici, sanitari e bellici hanno creato un'opportunità, se la diciamo così, in senso positivo, io vedo sempre le cose in senso positivo, un'opportunità diversa di ampliare il mondo dei consumatori attraverso generazioni nuove, attraverso
una comunicazione ad hoc per questi nuovi interlocutori, questi nuovi giovani che dobbiamo conquistare al vino, e soprattutto facendo una educazione alla vendita e al consumo delle sostanze alcoliche, perché oggi dobbiamo essere anche un po' salutistici, dobbiamo dire fondamentalmente che il vino va consumato in modiche quantità e soprattutto con un vino che è sano, che è salubre, che non ha caratteristiche diverse. Quindi questa è la filosofia della nostra società. Oltretutto dobbiamo andare sempre di più verso un'economia green, un'economia sostenibile, che è quello che tutto il mondo ci chiede. Oggi sicuramente facciamo dalle previsioni di un anno fa, faremo sicuramente un passo indietro, perché sono le vicende sanitarie e belliche che portano a fermare queste, tant'è che si riaprono le centrali a carbone, quindi abbiamo detto tutto. E quindi questa filosofia è importante, e quindi continuare nella ricerca di più fisica e meno chimica, che è anche il fattore che va a incidere sull'effetto salutistico del vino. Quindi se è più fisico che chimico, quindi abbiamo delle sostanze che non introduciamo nel nostro corpo con le bevande con il mangiare stesso. Quindi questa è la filosofia della nostra azienda, che è e rimane sicuramente un gioiellino dell'Abruzzo, che veicola nel mondo le sue caratteristiche di mondo della cooperazione, perché ritorniamo sempre al mondo che in Abruzzo non ci sono i grandi imprenditori viticoli, ma c'è la piccola proprietà contadina. Quindi tutto questo è sormontabile facendo alleanze, facendo operazioni di aggregazione tra piccole proprietà che possono misurarsi in un mondo globale con un nome che determina caratterizzazione del territorio e soprattutto del nostro bel clima, mare, monti a pochissimi chilometri. Andrea Di Fabio, direttore generale di Cantina Tollo, vogliamo dire un po' i dati, i numeri? Sì, la nostra azienda è ormai diventata un gruppo. Cantina Tollo rappresenta la holding del gruppo e noi abbiamo altre tre aziende, di cui una è Feodantico, che veicola la DOCG Tullum, e poi abbiamo altre due aziende che sono Borgovenna ed Aura Madre, che è un'azienda che ha un approccio solo sui vini biologici, una logica multiregionale. La nostra base produttiva per quanto riguarda Cantina Tollo si compone di circa 2700 ettari su una base sociale di 700 soci, la nostra cooperativa di primo grado, come sappiamo, e quindi una superficie media per socio, per conferitore, di circa 3-4 ettari. Il numero di bottiglie attualmente si attesta intorno ai 14 milioni, per un fatturato complessivo di circa 46 milioni di euro. Un fatturato in crescita nell'ultimo periodo, nonostante la pandemia? Sì, devo dire di sì, questo è stato possibile ed è tuttora in corso la crescita anche per il nuovo esercizio, grazie ad una espansione evidentemente sviluppata nei mercati esteri, con una uguale percentuale tra il mercato off-premise che il mercato on-premise. Come si guarda il futuro? Il futuro si guarda in maniera, speriamo, sempre più rosea, nonostante la spada di Damocle di questo conflitto che attendiamo tutti vada ad esaurirsi nel brevissimo periodo, e cercheremo appunto di trovare delle soluzioni a questa situazione temporaneamente un po' complicata, soprattutto da un punto di vista evidentemente di costi, in quanto sia la pandemia nei precedenti due anni è tuttora in corso, e il conflitto hanno generato delle tensioni significative su tutti i costi, sull'approvvigionamento delle materie prime, sui materiali secchi dell'imbottigliamento, sui costi energetici, quindi tutto sta diventando un po' più complicato, insomma, dovremmo trovare una soluzione a questo.